Allora, vi ringrazio di essere qui stasera a una delle tappe del progetto della Libera Editore Liberi di Pensare, che ogni anno assume ovviamente l'anno in corso. Quindi quest'anno Liberi di Pensare 2011, che sinteticamente e simbolicamente è chiamato così perché sarebbe liberi di pensare, di essere e di esprimersi, come troverete anche sull'invito scritto. Simbolicamente e sinteticamente per dare appunto a questo progetto questo respiro alto e questa volontà attraverso le nostre libertà, quelle quotidiane, quelle intellettuali, quelle professionali, quelle sociali, di scoprire che può esistere ancora la libertà di pensare e questo anche attraverso la creatività, attraverso iniziative con tutti gli uomini di cultura, tutti gli artisti, tutte le persone che sono da cittadini disponibili a mettersi in gioco con la propria libertà e il proprio pensiero, diciamo. E quindi stasera siamo qui a questa tappa di Dolega. Abbiamo inaugurato giovedì 27 ottobre a Napoli. Nel nostro consiglio scientifico sono entrati nuovi consiglieri come la sociologa Annalisa Buffardi, che stasera qui con noi interverrà all'evento, come Vito Liturri del Conservatorio di Bari, docente di Bari, e un consigliere scientifico particolarmente, come dire, che ci onora della sua presenza, il procuratore della Repubblica di Napoli, Gian Domenico Lepore, che è entrato nel consiglio scientifico della casa editrice. Poi siamo stati a Roma, abbiamo fatto un bellissimo evento con un libro di Mario Pellegrino, anche presente la figlia Patrizia, la nota showgirl. Abbiamo fatto questo evento in cui abbiamo presentato con Maurizio De Tilla, l'avvocato, con Gibilisco Medio, abbiamo fatto un progetto interessante anche lì. E stasera facciamo questa prima tappa a Torre del Greco, in una realtà, la nostra, quella di Torre del Greco, dove faremo nell'arco di questi mesi ben quattro tappe e dove presenteremo nuovi progetti e nuove iniziative. Come avete visto e come vedete all'interno dell'opuscolo, presenteremo il 2 dicembre in una conferenza all'interno della sede un progetto, diciamo, che si chiama La cultura è per sempre, perché la cultura è per sempre, non è qualcosa che si ferma nel tempo, che è limitata a un contesto. Quando la cultura è acquisita è per sempre, diciamo. E questo è importante e poi ne parleremo, c'è un progetto preciso che stiamo mettendo in cantiere, di cui presenteremo il 2 dicembre. E poi presenteremo il 31 gennaio il futuro e l'identità di Torre del Greco. Il futuro e l'identità di Torre del Greco. Perché vorremmo capire a che punto stiamo. Ho 45 anni, ero un ragazzo giovane a 14 anni quando ho cominciato a impegnarmi per questa città, 31 anni fa. Vorrei sapere a che punto stiamo. Qualcuno forse me lo spiegherà. Comunque noi spiegheremo delle cose, perché noi mentre chiediamo a che punto stiamo, facciamo anche delle iniziative e proponiamo anche delle cose per andare da qualche parte, quindi trovare dei punti di approdo dove arrivare. E quindi non chiediamo soltanto, ma promuoviamo idee, progetti, cerchiamo di mettere in campo anche le nostre storie culturali e intellettuali. E comunque faremo, insomma, tutta una serie di iniziative qui in città anche, ma faremo iniziative a Bari, dove siamo domenica sera, torneremo a Roma dalla Fiera del Libro, della piccola e media editoria. Insomma, faremo tante cose, un progetto che finirà il 5 marzo alla FNAC, con la presentazione di questo mio nuovo libro Mutamenti, che chiude la trilogia Pensieri di carta a testa alta Mutamenti. Ci sarà anche Luca Telese, noto giornalista televisivo, se voi avete seguito qualche volta in onda sulla 7, in altre tante altre cose, insomma, che presenterà questo libro. Il 17 febbraio, invece, alle ore 17:17, 17, presenteremo venerdì 17 alle ore 17:17 presenteremo a una galleria d'arte a Napoli, HDE, presenteremo il nuovo libro di Luciano Scatini, che è qui con noi stasera, che è intitolato 17, che diciamo, poi ne parleremo meglio, però insomma è la vita sfortunata di un camorrista, che nasce sfortunato e fa questa vita di camorrista, diciamo. E noi ci siamo chiesti, ma è sfortunato perché è camorrista o è camorrista perché è sfortunato? Abbiamo concerti, abbiamo iniziative di vario genere, abbiamo mostre, la sera di, ad esempio, di Luciano ci sarà anche una mostra sua, perché lui è anche artista da questo punto di vista. E invece stasera presentiamo i libri che presentiamo stasera. Quindi non mi dilungo sulle altre cose che faremo, tanto le trovate nell'opuscolo. Stasera presentiamo questi nostri libri, presentiamo il nuovo libro di Rosanna Aurilia, Caro Flavio, che è l'ennesima opera letteraria della nostra Rosanna, insegnante, cantante, artista, attrice, eccetera, eccetera. Ed è, diciamo,
diciamo, il secondo libro dopo i sogni di un fiore, che abbiamo presentato già nei percorsi l'anno scorso, e abbiamo fatto varie iniziative qui a Napoli, insomma. E quindi uno è di poesie, l'altro è di narrativa. Uno approfondisce l'anima attraverso i testi brevi, l'altro approfondisce l'anima attraverso il confronto. Ecco, insomma, due libri interessanti di cui ci parlerà poi il giornalista Raffaele Rivieccio, uno dei direttori della casa editrice, giornalista dell'altro cinematografico, eccetera, e la sociologa Annalisa Buffardi, che è entrata anche lei in questa grande banda, nella quale già c'era, però adesso c'è ancora con delle responsabilità maggiori, diciamo. Invece i miei libri, i primi due della trilogia, che come dicevo prima si concluderà il 5 marzo con l'uscita, con la presentazione pubblica di Mutamenti, viene presentato da, appunto, Luciano Scateni, di cui prima abbiamo tessuto le lodi, dopo tesseremo altre lodi, non troppe perché sennò poi dopo arrossisci, diciamo. E da Lello Savonardo, sociologo, cantautore, scrittore, tante altre cose, che non fatevi, diciamo, ingannare dal nome simile, non siamo parenti, siamo solo fratelli, non siamo parenti, quindi non vi fate ingannare. E quindi, insomma, stasera avremo questo percorso con anche un'interpretazione artistica, una lettura di questi testi, diciamo di alcuni di questi testi, sperando che siate così stimolati a comprarne decine per fare i regali a Natale ai vostri amici e ai vostri parenti, quindi tutti a correre a comprare i nostri libri, e saranno interpretati da Isa Rivier e Rosanna Aurilia. Stasera doveva essere con noi anche un'altra attrice, ma per ragioni di lavoro professionale non è potuta essere con noi, comunque la salutiamo, Maria Laura Frega. Bene, io a questo punto passerei prima di tutto la parola alle due attrici che interpreteranno questi testi. I pensieri, cosa saranno mai questi uncini che ci portiamo agganciati alla testa, impalpabili, inafferrabili, eppur così vivi, così presenti, così concreti dentro di noi, dentro la nostra anima, dentro i nostri gesti, nella dispersione di ogni parola che pronunciamo. I pensieri esprimono il nostro superficiale e il nostro profondo, cercano il particolare di ogni cosa, di ogni ragione o torto, di ogni vita o morte, di ogni volto o luogo conosciuto o immaginato. I pensieri scavano nella nostra esistenza, nella sua assenza, nella sua inafferrabilità, nel senso stesso che essa ha e che noi le diamo. I pensieri si contano a miliardi, in miliardi di esseri viventi che si rincorrono nel percorrere insieme l'universo, si intrecciano nel magma dell'umano esistere, si annidano negli angoli oscuri delle nostre incertezze, ci costringono a confrontarci con noi stessi, con il nostro vero e innegabile sentire. I pensieri ci lasciano credere di aver capito e ci scavano dentro i dubbi, sono i nostri giudici, perché essi solo conoscono la verità e giocano con le nostre vite, con la nostra serenità e la nostra interiore consapevolezza nell'universo estremo della nostra coscienza. Allora, salutiamo anche Pasquale Battiloro, che stasera accompagnerà come sottofondo musicale e come performance musicale le nostre interpreti, le nostre recital. E tu riesci a utilizzare da solo? Volevo anche salutare il nostro testimonial per tutto il progetto, che stasera non è qui ma che sarà in alcune tappe lì, una in particolare già definita ma probabilmente potrebbe essere in altre tappe, che è appunto Enzo Gragnaniello, che è il testimone di questo progetto. Il progetto, prima poi mi sono dimenticato di fare questa sintesi, il progetto è dedicato all'Italia, ai 150 anni della nostra unità, quindi viva l'Italia, 150 anni insieme. E dall'introduzione che voi leggerete lì all'interno dell'opuscolo che ho fatto di questo tema, in realtà appunto noi riflettiamo in un momento difficile sull'Italia e su quello che sta accadendo in generale nel mondo, e ci riflettiamo in un momento storico importante per noi, perché l'Italia è
il più straordinario territorio dal punto di vista intellettuale, culturale, dalla storia, dalle arti, dalle cose. Non abbiamo nessuna intenzione di farlo disperdere attraverso, come dire, una involuzione, diciamo, che in questo paese è capitata da un po' di tempo. Però e siamo decisi anche però a sostenere e a difendere la nostra napoletanità. E quindi, partendo dalla nostra napoletanità, dal nostro essere sud, dal nostro essere profondamente del sud, che anche in questa simbologia abbiamo voluto, Enzo Gragnanini lo testimonia, partendo dal sud perché siamo per l'Italia. E non è, ed è anche un messaggio al nord, non è che si parte dal nord per rimanere al nord come vorrebbe fare Bossi. Si parte dal nord per essere Italia, si parte dal sud per essere Italia, si parte dalle isole per essere Italia. Caro Flavio, oggi più che mai mi rendo conto che la presunzione e l'arroganza fanno parte della nostra quotidianità. Attraverso gesti, parole, azioni, gli umili, quelli di manzoniana memoria, sono oppressi giorno dopo giorno dai prepotenti, dagli arroganti, dai portatori di superbia che con la loro abissale ignoranza, ma con la loro altrettanto prosopopea, agiscono per un personale tornaconto, svilendo e mortificando capacità, attitudini e sane progettualità. Oggi partecipo a una riunione di lavoro e mi chiedo che ci facciamo qui. Inutili marionette su un palcoscenico virtuale, marionette senza fili ma con un burattinaio in piena attività. Tutto è stato già deciso, approvato e organizzato. Il resto è vita, vita che si perde, posti di lavoro che svaniscono, famiglie che si sgretolano, ospedali che chiudono, discariche che riaprono. E la rabbia sale, diventa livore, rancore, violenza, incapacità di far cambiare le cose, di intervenire, di modificare, di migliorare. Bisognerebbe parlare, scrivere, protestare continuamente. Quello che si fa è insufficiente, non viene compreso, non porta risultati costruttivi. Bisogna subire? Bisogna stare in silenzio? Bisogna urlare, arrabbiarsi, contestare, fare barricate? È così difficile capire qual è la via giusta per ottenere la legalità, il lavoro, l'onestà, la giustizia, alquanto affranta Rosanna. Ho scritto, allego a questa mia missiva una poesia in cui esprimo delle personali riflessioni sulle umane capacità. La stupidità. Avere gli occhi e non vedere. Avere le orecchie e non sentire. Aver cervello e non pensare. Avere gambe e piedi e non saper camminare. Avere braccia e mani e non saper gesticolare. Aver cervello e non pensare. Beati quelli che pur nascendo senza gambe e piedi sanno camminare. Senza braccia e senza mani sanno gesticolare. Con poco cervello sanno pensare. Beati quelli che pur nascendo senza occhi sanno vedere e capire. Beati quelli che pur nascendo senza orecchie sanno ascoltare e capire. Pensare, ascoltare, riflettere, vedere, parlare, connettere non è da tutti, non è per tutti. L'intelligenza non si misura solo con la cultura ed essere stupidi in qualche affare può diventare un lasciapassare. Beati quelli ai quali manca la consapevolezza e la certezza di vivere in un mondo sbagliato, in un mondo negato. Bene, grande giornalista. Lui parla sempre quello che dice Mario, perché esagera sempre, specialmente con i nomi. Intanto, sì, aspetta, ricopriamo un po'. A una lettura. In realtà io ho grande difficoltà a separare
questo triplice aspetto dello scrittore, del giornalista, del pittore, non riesco proprio. Allora, per farlo, taglio la testa al toro, non faccio nessuna delle tre cose e mi affido agli altri. Anche perché questo consente di essere molto più sintetici. Già qualche giorno fa, nel caffè letterario di Tramenia, ho promesso di essere breve e sono stato breve. Questa sera forse un po' meno perché la lettura richiede un po' più di tempo. Allora, che cosa ho pensato? Che in genere, allora, non sono un critico letterario, per cui farei torto a Mario se mi assumessi questo ruolo, ma sono uno che scrive. Allora ho pensato di scrivere tre cartelline, che adesso leggeranno queste signore. Alla fine di ognuna io farò insieme a Lello qualche domanda a Mario, così vi facciamo un po' questa presentazione. Allora io comincerei con la prima. Parlando di Procura della Repubblica, devo necessariamente impiegare la prima persona del presente indicativo di un verbo coerente, e il verbo è confesso. Confesso di aver sospettato che l'annuncio del coinvolgimento di Giovan Domenico Lepore nel poliedrico assetto di Libero Editore fosse un exploit pubblicitario inventato dal funambolico Mario Savonardo per aggiungere promozione ad una già corposa visibilità, come definirla, ben dentro i suoi meriti. Uomo di poca fede quale sono, ho recitato il Confiteor del pentimento pochi giorni fa nell'accogliente sala del caffè letterario in Tramenia. Giovan Domenico c'era e ha confermato l'idea di far parte del comitato scientifico di Liberi, un giorno dopo l'ingresso nel meritatissimo pianeta dei pensionati illustri. Imboccato il percorso della confessione, ammetto di slancio la stupefacente scoperta della qualità che propone il catalogo di Liberi Editore. Una cinquantina di titoli nascondono rigore selettivo e sono l'esito di 7 anni di un editore che non si offende se si definisce piccolo. Allora non sorprende la partecipazione al cortometraggio La Fabbrica, realizzato per il progetto che propone il tema dei diritti civili e della dignità umana, inserito nel titolo generale All Human Rights for All e promosso da un collettivo no profit. I 7 anni che ho citato sono vissuti da creativi, letterati, artisti di molte discipline, liberi di pensare, di essere e di esprimersi. Un attrattore speciale delle attività governate dall'esplosività di Mario Savonardo è il concorso Liberiamo la creatività, con le sezioni narrativa, pittura, fotografia, poesia, arti visive, grafica, fumetto, recitazione, cortometraggio, documentario, sceneggiatura, bellezza estetica ed etica, musica d'autore. Dopo Pensieri di carta e A testa alta, questa sera rivisitati, Mario annuncia la conclusione della trilogia con la imminente pubblicazione di Mutamenti, viaggio critico e ideale nell'universo umano e civile del nostro tempo. Bravissima! In realtà non so da quanto tempo sono sveglio, forse dal giorno in cui è nata la casa di Giorgio. No, la verità è che non riesco a non fare cose, non riesco a non pensare di poter fare cose e non riesco a lasciare ferme le idee che si producono nei miei cassetti, nelle mie teste, nei miei computer, nelle cose, perché le idee devono essere sviluppate, devono avere un percorso, devono essere messe in campo e devono dare un significato anche al nostro passaggio su questo, cioè, su questo territorio chiamato pianeta Terra, diciamo, perché io ritengo che ognuno di noi, tutta la nostra quotidianità, qualsiasi lavoro si fa, qualsiasi ruolo si ha, qualsiasi età si ha, può lasciare dei segni importanti attraverso i quali possiamo far crescere noi stessi, le persone intorno a noi, le nuove generazioni e tutto quello che insomma è il futuro che abbiamo davanti, ma possiamo anche dare una dimensione nuova e far crescere anche quindi il passato che abbiamo alle nostre spalle. Quindi mettersi in campo per costruire sempre e per non fermarsi mai. Quindi questa è la ragione per la quale faccio tante cose. Però c'è un problema. Tu pensi che io faccio tante cose, perché hai letto tutta quella di Seba, e perché non conosci ancora le altre che sto preparando. I due cartelli, diciamo, perché sono... Usa questo. Lui c'è lì, sta registrando. E c'è il video, non so se riprende poi la voce bene senza microfono. Credo, sì, credo di sì. Non c'è il video. Vabbè. Facciamo i turni vicino all'editore. No, ti parlo.
Allora, le guardie del corpo. Dicevo che sicuramente le due cartelle scritte da Luciano sono sicuramente uno spaccato interessante che da un lato diciamo, può mettere in evidenza delle diffidenze che nascono intorno a una pluralità di attività e una vulcanicità che sono sospetti e poi diffidenze che poi vengono praticamente facilmente diciamo, smentite da un'energia che mai, nonostante, e questo lo dico io perché diciamo ci sono particolarmente vicino, nonostante una serie di difficoltà anche di salute che ha avuto in questo periodo, è un vulcano più di prima, anzi con una rinata energia straordinaria che veramente io non so dove diciamo può basarsi, perché sostanzialmente nessuno di noi riesce ad avere questa vulcanicità. Però ai pensieri di Mario, io volevo leggere qualcosa che richiama esattamente quello che Luciano mette in evidenza in due cartelle attraverso le parole di Mario in A testa alta, in questa brevissima, chiamiamola poesia, ma è chiaro che questi testi sono diciamo dei pensieri, una raccolta di pensieri sotto forma di una di poesie o di diciamo, un linguaggio che chiaramente attinge dalla prosa o dalla poesia, ma che non segue i criteri canonici della letteratura, ma sfora i confini, i limiti dei tradizionali approcci letterari per poter in qualche modo sottolineare contenuti e messaggi importanti. Questo è uno diciamo, di quei messaggi che rappresenta bene la personalità di Mario. Vedo. Aspettiamo di cellulare. Vedo, sento, ascolto, mi indigno. Indifferenti, ciechi, svuotati, sordi. E ora che il vento scorra sopra le pietre e scavi nei loro cuori la meta. Questa è una, diciamo, brevissima poesia che mette in evidenza quanto Mario vede, sente, ascolta, anche diciamo se parla tanto, perché a volte diciamo parlare non aiuta ad ascoltare. Invece lui, nonostante sia molto attivo, loquace, promuove i suoi contenuti in modo comunicativo, efficace, ma vede, sente, ascolta e si indigna. Questi due testi sono innanzitutto un atto di indignazione nei confronti degli indifferenti, dei ciechi, di coloro che non hanno più valori, svuotati dai valori e sordi alla vita, alla realtà. Ma c'è sempre, nonostante questa indignazione, questa provocazione nei confronti di chi è sordo, c'è sempre un segnale di speranza e di vita che va al di là diciamo, dei malesseri, dei disagi, dei conflitti che la società contemporanea ci propone. E quindi il vento continua a scorrere sopra le pietre e scava nei loro cuori, nei cuori degli indifferenti, una meta che è il futuro. Grazie. Uscire da questa trappola mortale. Poi io aspetto la terza cartella per dire che tutto sommato questa sensazione viene a mancare nel corso dei pensieri di Mario. Esattamente, si scopre parzialmente, devo dire, non fino in fondo, è un ottimismo della ragione, è un ottimismo non tanto istintivo ma ragionato, che però spesso contrasta con la realtà. Comunque questo ne parliamo dopo. Lello, vuoi chiedere qualcosa? Facciamolo rispondere poi. Allora, intanto io, anche se siamo solo alla seconda cartella e ce n'è una terza, io non so se poi dopo mi pento. No, volevo ringraziare moltissimo Luciano Scatini, che devo dire ha scritto le cose bellissime e che significa anche che si è applicato sui libri bene, ha studiato. E quindi questo mi fa molto piacere. Tra l'altro Luciano è un intelletto diciamo realmente diciamo fine, attento a quello che succede nel nostro paese, a quello che succede in Campania,
è anche impegnato molto su tante riflessioni, su tante cose che dovrebbero essere diverse. Quindi apprezzo particolarmente la sua volontà, oltre che capacità, di mettersi in campo e di riflettere sulle cose che scrivo. Per quanto riguarda la questione pessimismo-ottimismo, l'osservazione della realtà e la pratica, diciamo, altra rispetto a una realtà, io sono per mia natura fortemente ottimista, nel senso, per mia natura proprio profonda, io non riesco a non essere ottimista, diciamo. E quindi parto da questo presupposto e con questo slancio faccio le cose, le immagino, le costruisco e penso che il mondo, quindi ottimisticamente, ha sempre un'altra possibilità per essere migliore di com'è. Però non sono uno stupido, almeno spero, penso, diciamo, la mia. E quindi osservo la realtà, quindi io osservo da analista quello che c'è intorno a noi, quindi vedo un mondo che è ancora pieno di guerre nel 2011, vedo un mondo dove ancora il potere è centrale rispetto al poter fare, cioè io personalmente quando mi sono candidato nella mia vita a qualcosa, quando vengo proposto a qualcosa, mi immagino per poter fare, cioè non ho l'esigenza di attaccarmi su una poltrona, diciamo, infatti ho rinunciato a tante proposte nella mia vita, però continuo a fare le cose. Cioè, vale a dire che non ho l'esigenza di avere un ruolo per poter fare le cose, io le cose le faccio. Dopodiché, se vengono apprezzate bene, se non vengono apprezzate è un altro discorso, però la gente vede che le faccio. E tant'è vero che sono stato candidato alla Camera nelle ultime elezioni con una petizione popolare fatta dai cittadini, giornalisti, scrittori, operai, casalinghe, personalità da Milano a Roma, a Napoli, a Palermo, hanno chiesto ai leader politici di cambiare la classe dirigente e che nella loro proposta ci fosse questo piccolo editore, Mario Savonardo, in un paese dove stiamo andando a fuoco, che fa le cose anche se nessuno gli dà nulla, né spazi né posti per sedersi per poterle fare. Allora il senso è questo, cioè noi le cose le possiamo sempre fare, non dobbiamo aspettare nessuno, possono cambiare, possiamo diventare punti di riferimento di questo cambiamento. Ed è la ragione per la quale io sono sempre ottimista pur osservando pessimisticamente le cose reali della realtà. Non posso dire che sono ottimista se ho visto ammazzare un ragazzo di 17 anni o se l'ho sentito in televisione che l'hanno ammazzato, per il nulla, no, per il nulla lo hanno ammazzato. C'è una sostanziale differenza tra l'ottimismo individuale e l'ottimismo della realtà. Collettivo. Nei confronti della realtà. Certo. C'è una separazione molto chiara. Certo, perciò io dicevo che io osservando la realtà devo per forza analizzare pessimisticamente l'ammazzamento di un ragazzo che non ha fatto nulla e che per il nulla, che ne so, per un bicchiere di acqua, un bicchiere di birra è stato ammazzato. Però ottimisticamente devo dire ci sono i ragazzi che non valgono nulla, perché purtroppo ci sono i giovani che sono egoisti, vogliono diventare ricchi e famosi subito, hanno una percezione molto limitata del futuro loro personale e della realtà e della collettività, e ci sono anche quei giovani straordinari che si impegnano in volontariato, che partono per l'Africa, tornano d'estate invece di farsi la vacanza, aiutano chi sta dentro una casa famiglia, tante altre cose. Allora io devo riuscire da uomo, da cittadino, da essere vivente, a guardare la realtà con me, perché anche se sono ottimista non la posso cambiare, non sono in grado di dare un contributo al cambiamento se io non vedo com'è la realtà. E quindi certamente, poi dici tu giustamente, guardando la realtà, dice però siamo un po' più pessimisti, perché poi la realtà è quella e sembra che non voglia cambiare, diciamo. Però dipende da tutti noi qui. Pessimismo dell'impotenza. Ma dipende da tutti noi qui, da tutti quelli che stanno lì fuori, da tutti quelli che stanno al lato, da tutti quelli che stanno di qua, da tutti quelli che stanno sopra, soprattutto. però in realtà non è soprattutto, non è vero questo soprattutto, perché dipende da noi. Perché tutto quello che noi facciamo vuol dire che lo possiamo fare, al di là delle difficoltà, vuol dire che ci mettiamo in campo per farlo, diciamo. E quindi possiamo dare un esempio, uno stimolo, un contributo. E comunque niente, quindi. Io vedo questo e lo vedo anche attraverso un nostro semplice meccanismo, no? Io dico sempre tutti gli eventi che facciamo più o meno, quindi questo sono un po' ripetitivo, diciamo, però rifletto su tante altre cose che cambiano. Io conosco già il mio punto di vista, conosco già la mia visione, la visione del mio gruppo dirigente, della casa editrice, dei direttori, io conosco già questo e quando io mi incontro con gli altri ho necessità, come l'aria che respiro, come l'acqua che serve per poter vivere, di conoscere il vostro punto di vista. Perciò chiedo, dico sempre, fate le domande, intervenite, dite qualcosa, fate qualcosa, non necessariamente di sinistra, come dicevo, ma fate qualcosa, diciamo. E quindi questo punto di vista vostro diventa l'arricchimento di una realtà, qual è la nostra, quindi non solo il mio personale, ma è tutta una realtà
che realizziamo e che può far crescere nuove idee, nuovi progetti, ci può far capire dove stiamo sbagliando e ci può aiutare ad andare in qualche direzione. Lo stesso vale per le classi dirigenti in generale, diciamo, non solo il pezzo che c'è qui. Ma nei momenti in cui noi diciamo delle cose, facciamo delle cose, diamo anche la possibilità alle classi dirigenti di riflettere, di capire dove stanno sbagliando. Ovviamente purtroppo sbagliano troppo, ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, però noi dobbiamo continuare a far capire dove stanno sbagliando. E forse le cose possono avere qualche capacità di cambiamento. Io dico sempre che sono una persona che dialoga molto con gli altri, mi incontro con i giovani, con le forze sociali, con le associazioni, dialogo, mi confronto, sono capace di mediazione, sono uno che da questo punto di vista è profondamente, se vogliamo, moderato, cioè ho la capacità in qualsiasi contesto, in realtà a volte mi dico ma come fai a parlare con quella, a vederti con quell'altra, a fare quest'altra cosa, perché a me piace dialogare con gli altri, io penso che sia costruttivo capire perché gli altri stanno in una realtà piuttosto che in un'altra, quindi immaginare dei percorsi. Però mentre io dialogo, mi confronto, medio, sono in questo senso abbastanza moderato, contemporaneamente ho delle posizioni ferme, dalle quali io non mi sposto. E la mia mediazione, il mio dialogo sta all'interno di posizioni reali, perché solo così puoi dialogare. Se hai una forte identità di quello che rappresenti con le tue idee, con i tuoi percorsi o con le cose che fai. E faccio un semplice esempio che si capisce per tutti. Se viene un camorrista da me e mi chiede un euro, io chiamo prima di tutto il primo barbone che passa, gli do un euro e dico a te manco 10 centesimi, al camorrista dico ti do, ma a lui gli do un euro davanti a te e ti faccio capire che posso dare un euro a chiunque, ma a te no. Secondo, chiamo il procuratore della Repubblica e glielo passo al telefono e dico guarda, spiega a lui che cosa vorresti da me. Cioè voglio dire, le mie posizioni sono chiare e sono ferme sempre, in qualsiasi contesto, e sono queste. Cioè sono posizioni, poi sono disponibile a dialogare, sono disponibile a dialogare con i camorristi, perché smettano di fare i camorristi, non perché io divento camorrista, voglio spiegare loro perché i loro figli devono andare a scuola, voglio spiegare loro perché nel loro quartiere la vita di merda, scusate il termine, che loro hanno fatto da piccoli e sono cresciuti in quel modo e hanno visto morire gli amici in quel modo e hanno visto soffrire la gente in quel modo, i loro familiari quando erano costretti a fare cose perché dentro un sistema le dovevano fare così. E dico, ma tu non l'hai vista questa vita che hai vissuto? Questo filmato, se ti guardi indietro, non lo rivedi? Allora io dialogo con te per farti capire e ricordare che forse volevi un'altra vita. Forse la puoi fare, se cominci da capo. Ma non cercare di fare a me la vita che hai fatto tu, perché io non la faccio. E non voglio che nessuno la fa. Quindi il mio impegno culturale, intellettuale, sociale, politico, ideale, sta anche dentro questo tipo di percorso qui. Quindi io le cose storte non mi fiero di vederle. E quindi con chiarezza dico scusate, ma io storte non le voglio fare, poi posso sbagliare come tutti, ma non le voglio fare storte, quindi io parto da questa posizione. Vogliamo dialogare poi perché io non le voglio fare storte e perché tu le fai storte? Disponibilissimo, moderatissimo e pronto alla mediazione, però alla fine il risultato è che io storte non le voglio fare. Non so se mi spiego. Beh, mentre Mario parlava, io diciamo ho spulciato ancora nel testo i pensieri di carta, perché c'è qualcosa che vi sto per leggere che sintetizza in modo più appunto poetico ed espressivo quello che Mario ha appena espresso. Il mio credo. Io non consegnerò il mio destino, il mio spirito, i miei ideali, la mia dignità, il mio mondo all'invasore. E cercherò intorno a me l'invasore per capirne gli atti e contrastarli. E cercherò di individuarne il volto per scoprirne il gioco e il danno. Io non consegnerò me stesso, il mio sogno all'invasore, né lascerò che i miei pensieri e sentimenti siano sua preda, né consegnerò il mio credo, i miei cari, il mio amore. Né consegnerò la mia storia, la mia vita, il mio onore all'invasore. Questa, diciamo, questa poesia apre ad una serie di riflessioni di carattere sociale, dell'impegno politico, di partecipazione attiva, civile alla vita sociale e collettiva
che Mario esprime anche, non soltanto attraverso la sua scrittura. E vorrei ritornare alla scrittura perché appunto quel pessimismo che segnalava Luciano, che c'è, perché è un'ombra che accompagna qualsiasi verso, in qualche modo viene contrastato da questa tenacia, questa forza, questa carica di reazione che Mario esprime nelle sue azioni, ma anche nelle sue parole scritte, nei pensieri e nei pensieri di carta scritti a testa alta, perché il pessimismo è inevitabile per chi è consapevole, per chi è un osservatore, come dicevamo prima, della realtà e delle dinamiche che caratterizzano la realtà, ma non è scontato, non è scontata l'indignazione, non è scontata la reazione. La scrittura è un modo per esprimere e diffondere il verbo in segno di protesta, di dissenso. In ogni campo, la musica, il cinema, l'arte in genere riesce a veicolare messaggi forti di contestazione del sistema, di rottura del sistema, di contrasto a o sistema. Prima Mario parlava di Camorra, che a Napoli si definisce o sistema. Ma come direbbe uno dei nostri testimoni del passato, Daniele degli A67, gli A67 sono la band musicale rap di Scampia sostanzialmente, direbbe: a Camorra son ghia. C'è un'altra consapevolezza che probabilmente è più in fondo e che forse deve emergere, che ognuno di noi nei propri piccoli atti di illegalità, di disarmonia con gli altri, esprime in qualche modo un modus vivendi che è tipico camorrista. Allora bisogna essere innanzitutto consapevoli del fatto che ognuno di noi, se deve reagire al sistema, deve partire da se stesso. L'indignazione è sicuramente una strada per riconoscere quali sono i mali, diciamo, sociali che viviamo, che condividiamo anche a volte con le nostre stesse azioni, anche quando non ne siamo consapevoli. E la scrittura, in questo caso, in pezzi di carta, a testa alta e forse, diciamo, ancora di più in Mutamenti, il libro che sta per uscire, esprime questa forte reazione a partire da una consapevolezza che non può non essere pessimista. La consapevolezza della, diciamo, delle dinamiche che caratterizzano la realtà e ci porta inevitabilmente ad un pessimismo che qualcuno potrebbe definire cronico, ma che non diviene cronico se c'è una reazione al disagio che viviamo anche nel vivere all'interno di un contesto difficile. Lello, non avevamo concordato questa cosa, ma sentirai adesso nella terza lettura che le invasioni barbariche ci hanno colpito alla stessa maniera. Io vorrei aggiungere soltanto le cose che hai detto te, che ha detto Mario prima, che io anche dialogo con la gente, qualunque essa sia, anche con i camorristi, però distingo. Allora, ci sono due tipi di camorristi: quello che pur avendo avuto una chance di non diventarlo, lo è diventato perché è comodo diventare il camorrista, e quello invece che non ha nessuna colpa a essere camorrista. Io vorrei disegnare un attimo la figura del camorrista non per colpa sua, diciamo così. Allora, immaginate un attimo che cosa significhi nascere in due situazioni diametralmente opposte. Allora, Gennarino nasce a Scampia o qualunque altro luogo che è paradigma della marginalità, del disagio sociale, in una famiglia dove il padre è camorrista, la mamma è prostituta, il fratello spaccia, la sorella si avvia per quella strada là. No, credetemi, non è così lontano il quadro di questa situazione, è reale, è così, a Scampia è così. E questo ragazzino non ha visto mai nessun altro contesto, ha sempre vissuto all'interno di questa logica, di questo mondo che non è più la realtà che noi conosciamo, che è un'altra cosa. Allora, se un ragazzino che ha questo percorso commette un reato, può essere lo scippo, la rapina, eccetera, la mia idea è che pur avendo voglia di dialogare con lo Stato, io non ci riesco più, perché il nostro Stato non ha più il diritto di reprimere
quel ragazzino non ne ha più diritto, perché non gli ha dato la possibilità di un'altra occasione, di un'alternativa. Allora facciamo l'ipotesi inversa. Mio figlio, mia figlia è nata al Parco Grifeo, zona bene della Napoli, cosiddetta bene tra mille virgolette, in una casa piena di libri dove si discuteva di cultura, dove si facevano ragionamenti intorno all'evoluzione di una persona. Dunque ha avuto un patrimonio, diciamo, di conoscenza, di rapporti con i genitori straordinariamente alto. Non ha alcun merito essere una persona per bene. Non sia mai come fosse stato, voglio dire. Allora, se noi cogliamo questa differenza, abbiamo una ragione in più per essere pessimisti. Il ragazzino di Scampia non lo recuperiamo. Non lo recuperiamo se le cose rimangono come sono adesso, perché lo Stato, le istituzioni locali, nazionali, eccetera, non hanno assolutamente alcuna attenzione per questo problema. Se ne fregano, questo è il problema vero, perché non li tocca, perché pensano ai privilegi personali, perché pensano a aumentarsi gli stipendi dei parlamentari. Perché spesso non hanno voglia di muovere gli equilibri. Bravo, per cambiare queste cose. Allora, tutto questo io lo ritrovo nelle invasioni barbariche di cui abbiamo parlato e che adesso ci parla invece la signora. In Pensieri di carta, il malessere degli uomini giusti finisce per somigliare al malato che chiede la pietà dell'eutanasia per mettere fine alla sofferenza, al disagio estremo di chi soffre di vertigini e portato sulla cima aguzza di un'alta montagna sta per mettere fine all'angoscia da vuoto, andando incontro al volo mortale. Insomma, un toccare il fondo per risalire grazie al paracadute dei miracoli. È questo pensiero filosofico che può neutralizzare scomode intrusioni? Mario, nell'Invasore, denuncia assalti alle coscienze, devastazioni della poesia e dell'amore, registra i danni di ingiustizie e disgrazie. Quando proprio non sopporta più l'ineluttabilità del malo mondo, spedisce ai lettori un manifesto molto particolare che ripete ad ogni strofa l'imperativo «dimmi», perché chi sa ascoltare esca a testa alta dalla prova. Scrive Mario: io non consegnerò il mio destino, il mio spirito, i miei ideali, la mia dignità, il mio mondo all'invasore, né consegnerò la mia storia, la mia vita, il mio onore all'invasore. Dimmi se hai perso l'immaginazione o vivi ancora questa magnifica emozione. Dimmi se il tormento che ti attraversa dentro è quello di un altro tempo in cui eravamo fiduciosi del cambiamento. Dimmi se hai amato il popolo che hai guidato. Dimmi se sei cattolico o musulmano, buddista o induista, ebreo o cristiano, o se sei sul sentiero di un altro credo. Dimmi se mi daresti lo stesso la mano e un abbraccio, o se mi tireresti solo un sasso. E ora guardiamo avanti, oltre i confini, dentro gli sguardi, dentro i pensieri, sentiti e veri, oltre gli errori e i desideri. Ecco, questa è la parte della condizione di Mario. Mario. Allora, sono finite le domande a me. Va bene, allora io direi che adesso passiamo al libro di Rosanna Aurilia. Ringrazio sia Luciano Scateni, che lei lo sa, un ardo per questo bel gioco di squadra, diciamo, a martellarmi e a fare le riflessioni fatte sulla mia trilogia e su questi primi due libri. E invece passerei subito la parola ai relatori che sono qui, intervengono qui per parlarci un po' del libro di Caro Flavio e I sogni di un fiore, e passerei la parola subito a Raffaele Vici, quindi passo la parola a lui e dopo di lui alla nostra sociologa Annalisa Buffardi. Buonasera a tutti. Io non so se qualcuno di voi già sa perché questo libro si chiama Caro Flavio. Lo sanno tutti, diciamo. Chi è che non lo sa? Alzi la mano. Allora, vabbè, queste sono è un epistolario, diciamo, però trattando di argomenti completamente diversi uno dall'altro, un po' citando così un'ascendenza leopardiana dell'autrice Aurilia, io direi che è quasi uno zibaldone, un microscopico zibaldone in cui Rosanna in qualche modo dipinge qual è lo stato adesso della sua visione della vita. Abbiamo parlato dell'ottimismo, della ragione di Mario, e quello di Rosanna. Io poi vorrei chiedergli proprio se
Io noto una malinconia, non riesco a distinguere né l'ottimismo né il pessimismo, perché io penso che ci sia un ottimismo di fondo alla fine, una fiducia umanistica nell'essere umano. Alla fine comunque in tutte le difficoltà della vita che emergono da questi racconti e dalle poesie molto retrodatate nel tempo dei Sogni di un fiore, emerge comunque un ottimismo e una fiducia di fondo, nonostante tutto, nonostante le difficoltà della vita privata di Rosanna, ma come di tutti noi, e della vita collettiva di cui abbiamo parlato fino adesso tramite l'analisi del libro di Mario. E alla fine, più che un ottimismo, un pessimismo, io vedo una profonda malinconia, in qualche modo il ricordo di tutto quello che potrebbe essere nella vita, non solo di quello che noi bruciamo in qualche modo. Si diceva che a 20 anni si sta ancora pensando a cosa si potrebbe vivere e a 40 anni si pensa ormai a cosa si è sbagliato, a cosa non si è fatto. Certo, ancora con una prospettiva, ma ormai in qualche modo si vede già la vita con un'amarezza e una malinconia. Questo è lo spirito, purtroppo, che in qualche modo contraddistingue l'essere umano, che ha solo una breve stagione in qualche modo di ottimismo e di prospettiva al futuro. Dopo o si è in qualche modo un santo, o si è un Mario Savonardo, oppure in qualche modo prevale una malinconia che secondo me è un sentimento di grande maturità e profondità. Chi in qualche modo non è una persona piena di malinconia, piena di nostalgia per quello che non è riuscito a vivere, ma comunque nonostante questo si forza ad andare avanti, ha voglia ancora di andare avanti, ecco, chi non ha questo sentimento di malinconia probabilmente un felice idiota, ma probabilmente una persona di poco spessore. Allora abbiamo detto, insomma, io pensavo, mi veniva in mente una battuta mentre si parlava prima del libro di Mario, ho detto non so se è più facile per San Francesco parlare agli uccelli che per Mario parlare ai camorristi, insomma. Ora io mi immaginavo a chi parlasse invece Rosanna Aurilia. Allora, caro Flavio, noi possiamo dire chi è Flavio. Flavio in qualche modo, nella concretezza del libro, in qualche modo è una persona realmente. È Flavio Enzina, il famoso attore, conduttore televisivo, showman, attore teatrale, insomma. E in questo caso però diventa veramente una figura retorica quasi, anche per quanto, voglio dire, Rosanna, che ha avuto modo di vedere gli spettacoli, di conoscere, insomma, però diventa veramente un qualcosa che io ho ritrovato solo, e qui voglio dire, non vorrei fare un parallelo tra, dopo che abbiamo fatto con Leopardi, con Dante, Guido Cavalcanti, Petrarca, insomma, però nella poesia del dolce stil novo, diciamo, parliamo del 200, c'era sempre una figura femminile a cui questi poeti, questi scrittori che hanno fondato in qualche modo la lingua italiana dirigevano i loro versi. Quindi noi pensiamo a Beatrice per Dante, a Laura per Petrarca, ma poi c'era una figura che veniva chiamata proprio donna dello schermo. Probabilmente era una donna che, a differenza di Laura e Beatrice, neanche esisteva, era una figura puramente immaginaria a cui il poeta aveva modo di dire che aveva appunto gli occhi di cristallo, i denti erano perle lucenti, insomma, allora, diciamo, era abbastanza secondario se poi questa donna esistesse o no nella realtà. E allo stesso modo, voglio dire, qui parliamo di una persona che esiste, che è Flavio Enzina, però in realtà chiunque di noi potrebbe trovare in qualche modo un Flavio personale della propria vita a cui dirigere una serie di pensieri, di riflessioni, che in questo caso sono veramente in queste, non so quante sono, 25 lettere tratte da un epistolario più lungo, mi dicevi. Alcune lettere sono realmente spedite, altre diciamo sono... E veramente in qualche modo sono una serie di riflessioni fatte appunto, come dicevo prima, tra l'amarezza, la malinconia, ma anche un inguaribile, io non direi neanche ottimismo, fiducia umanistica
qualche modo nel che le cose possano andare non così male, insomma. E soprattutto io vi volevo leggere un pezzetto della prima lettera, che secondo me è un po' un manifesto programmatico della filosofia di... L'ho trovata bellissima, io non la leggerò tutta per motivi anche, insomma, di tempo, però... Ecco qui. Ognuno di noi è un puzzle, un mosaico che nel corso... Un puzzle. Pazzo, vabbè, io... Puzzle, vabbè. Io mi rovo. Un puzzle. Un mosaico che nel corso della vita diventa sempre più ampio e complesso, formato da tante tessere di colori e forme diverse che, a loro volta, si innestano in altri mosaici, in altre vite. Tutto è un incastro perfetto di persone, vicende, affetti, ma di tutto questo non ne abbiamo l'esatta percezione. Ogni tanto però una tessera, un pezzetto, forse quello più conosciuto, più vecchio, si stacca, va via e lascia un vuoto che nessun'altra tessera potrà colmare, perché non ce ne sarà mai una perfettamente uguale e quella mancanza per ciascuno di noi sarà per sempre. Quel vuoto resterà lì a testimoniare un affetto, un legame, un rimpianto. In questa perfetta e imperfetta opera d'arte che è la vita umana, quando verrà il nostro momento, vorrà dire che il nostro puzzle, intorno al quale ruotavano altri mondi, altre vite, si disperderà per sempre, lasciando vuoto non solo lo spazio di un vecchio mosaico, ma a sua volta quel posto che occupava in altri mosaici, in altre vite, quel posto che nessuno potrà mai sostituire. Perché ogni uomo, ogni donna è un unicum che casualmente, o forse per preciso calcolo, percorrerà una certa strada, vivrà la sua vita, incrocerà altre vite, chiedendosi tante volte il perché o il per come di vicende ed eventi e non trovando quasi mai risposte convincenti. Forse le troverà nella fede o nella scienza o nel destino. Allora. E la bravura, secondo me, di un autore, voglio dire, è quella di riuscire con un'immagine semplice, con una metafora, diciamo, molto semplice, ma eppure forse che nessuno ci aveva mai pensato prima. Questa metafora del puzzle, del mosaico, in qualche modo riesce a essere totalmente esaustiva, qui in una mezza paginetta viene sostanzialmente sintetizzato il senso della vita. E veramente, quando in qualche modo, io tra l'altro ho ripreso questo racconto di Rosanna nell'introduzione che ho scritto, perché veramente sarà difficilissimo in qualche modo trovare una tessera del mosaico che sia perfettamente corrispondente a quella che è andata persa. È andata persa perché una persona è venuta a mancare, perché un amico abbiamo litigato e non è più recuperabile. Perché un amore è finito e sicuramente troveremo qualcosa al posto di quella tessera, ma inevitabilmente sarà qualcosa di altro e che anzi rivendicherà con orgoglio il diritto ad essere un'altra parte del mosaico, non vorrà sostituire quella. E come diceva Enzo Iannacci, vorrei andare al mio funerale per vedere l'effetto che fa, diciamo, sarebbe interessante vedere quando verrà a mancare la nostra tessera nel mosaico delle altre vite, come verrà sentita questa mancanza, se alla fine qualcuno butterà via questo puzzle e se ne fregherà, oppure sostanzialmente si sentirà la mancanza di quel pezzetto di immagine. Ora, in qualche modo, Rosanna veramente tratta a 360 gradi, nonostante siano solo 25 piccoli racconti, in qualche modo le difficoltà anche dell'essere insegnante, di un ruolo in fondo non così neutro, insomma, voglio dire, io in fondo tra i due libri di Rosanna e i due libri di Mario trovo delle strane affinità, cioè nel senso, infatti sono in attesa per entrambi di un terzo libro, diciamo, cioè in dolce attesa, diciamo, del terzo libro. Nel senso che c'è una voglia di cambiare quelle cose e di non accettarle, che mentre Rosanna in qualche modo è espressa in modo minimalista, in qualche modo, quasi gozzaniano, in Mario, chiaramente anche per il tipo di attività che svolge,
diciamo, ha una dimensione più sociale, ma il sentimento che vi muove in qualche modo è molto simile. E quindi io, insomma, sarei intanto, poi vorrei chiedere dopo a Rosanna se poi, insomma, ha avuto modo e ha avuto qualche risposta proprio dal caro Flavio, diciamo. E dopo, insomma, vorrei farti qualche domanda, però intanto magari passo la parola ad Annalisa. Ok, mi aggancio. Come prima cosa mi riaggancio a quanto dicevi a proposito del personaggio. Carlo Flavio, sì, è vero, è un personaggio che esiste, c'è, ma sostanzialmente il centro del Carlo Flavio e del libro sei tu e siamo tutti noi, perché poi appunto è una scrittura molto vera, molto sincera, molto chiara quella di Rosanna Origlia, e quindi è facile poi ritrovarsi e rivedersi. E difatti Carlo Flavio, un giorno qualcuno mi disse, forse uno psicologo, di scrivere tutto quello che mi passava nella testa nei momenti di rabbia, depressione, stress o quant'altro. E così da qualche anno ho ricominciato a scrivere. Sono diventata una grafomana dopo anni di pigrizia, di silenzio, di parole urlate e non scritte. Quindi appunto il caro Flavio è il pretesto per raccontarti. E a partire dal pretesto della scrittura mi ha fatto piacere ritrovare nel tuo libro un elemento di, diciamo così, di multimedialità. Questo è un testo scritto, quindi non multimedialità intesa nel senso dello strumento, ma multimedialità intesa proprio come insieme di media, come varietà di media che oramai ci appartengono, sono dentro di noi. Caro Flavio, sono due parole che ci fanno venire in mente sicuramente la centralità della scrittura, ed è una scrittura tradizionale, è una scrittura portata avanti con carta e penna, e leggendo tu soltanto una volta fai riferimento alla penna, in un passaggio in cui dici qualcosa tipo: oh scusami, la penna mi è scappata di mano, ha iniziato a scrivere dopo che si era lasciata andare ad alcune cose, è scritto da sola. Sebbene soltanto in un momento Rosanna Origlia faccia riferimento alla penna e alla carta, in realtà in tutto il libro, sarà per il piacere della carta che uno assapora appunto leggendolo, sarà per il tipo di scrittura, si capisce che non sono mail. Cioè, oggi come oggi è chiaro, uno dice: caro Flavio, potrebbe anche pensare a delle mail. Invece è chiarissimo il senso, l'amore, la passione, il piacere appunto della scrittura, quella, tutto quello che si costruisce intorno al rito appunto dello scrivere. Qua si sente appunto la scelta della carta, la scelta della penna dal tratto più morbido, l'attenzione appunto a scrivere con una calligrafia ordinata, insomma tutto il rito fantastico della scrittura. E quindi senti questo primo elemento, multimedialità, il primo media che sentiamo dentro questo libro e che ci appartiene indubbiamente è quello della scrittura tradizionale. Dopodiché però non puoi non pensare appunto alla centralità della scrittura elettronica oggi, e quindi appunto a quel discorso di nuovi media, che comunque tra i tanti vantaggi e tra le tante cose belle che hanno portato nella nostra vita, hanno portato anche a un ritorno della scrittura, perché a partire dagli sms, a finire appunto alle mail, indubbiamente oggi scriviamo molto più che rispetto al passato. Poi il contenuto di quella scrittura magari è anche più quotidiano, serve a veicolare non soltanto emozioni, sensazioni, sentimenti, quello che c'è qua dentro, ma anche appunto informazioni di servizio. Si scrive un sms per dare un appuntamento, per rispondere a qualche quesito, o semplicemente per ottenere un contatto con una persona. Però appunto caro Flavio, ci fa venire in mente innanzitutto il media scrittura tradizionale, poi la centralità che la scrittura in generale, anche quella elettronica, ha assunto nella nostra vita. E poi però ti accorgi, dopo un paio di lettere, credo che più o meno nella terza, ti rendi conto che il vero media protagonista è la televisione. La televisione, con la centralità che questo media ha nelle nostre vite,
la centralità che ha nella costruzione del nostro immaginario, la centralità che hanno alcuni personaggi del mondo televisivo, per non parlare degli appuntamenti, nel senso dei programmi televisivi che scandiscono appunto talvolta la nostra giornata. La centralità dei personaggi appunto, e quindi quel caro Flavio che rispecchia appunto questa centralità, quei miti e quei divi che appunto indubbiamente appunto sono centrali per tanti di noi. Però appunto tutto questo non benché la centralità del mito, del divo, benché la centralità dei media, tutto questo non fa nascondere la centralità invece del personaggio, della donna. Quello che è il reale protagonista in questo intreccio di media e di protagonisti anche che vengono dal mondo della televisione, poi è chiaro che invece il vero protagonista del libro è Rosanna Veglia. Nel senso, come dicevamo prima, di un intreccio di emozioni, di sentimenti, di stato d'animo, di ricordi del passato e di storie del presente che poi ci fa leggere la storia, perché appunto quella che nelle 25 lettere viene fuori, lettera dopo lettera, è la sua storia, ma è una storia fatta appunto di ricordi del passato, dei sogni adolescenziali, dei sogni anche della donna, dei sogni di oggi. Questo è molto bello, il fatto che si intrecci il ricordo dell'adolescente e quindi il sogno e l'aspettativa. C'è appunto una lettera molto bella in cui lei è in un treno o attende il treno, vede un giovane, appunto lei specifica, eri appunto credo proprio giovane o... Sì, ero all'università. Quindi, vabbè, ancora ragazzina, ed è ancora una ragazzina, quella ragazzina che aspettava il treno vede il ragazzo e dice chissà se poi lo rivedrò, chissà se apparterrà alla mia vita. Cioè un modo bellissimo di rappresentare appunto il nostro essere, la nostra crescita, le aspettative e le speranze della crescita, quando abbiamo tante possibilità e tante strade avanti a noi. Allora anche il passante, il ragazzo che sta là, potrebbe essere una delle possibilità del nostro futuro. Poi lei non l'ho visto più, no, quel personaggio. Ma la cosa bella, dicevo, è che alle aspettative della ragazza e quindi alle speranze della ragazza si affiancano anche le speranze e le aspettative della donna di oggi, quindi ancora tante speranze, ancora tanta fiducia nel futuro, nonostante poi la scrittura sia condita anche di rabbia, di delusione, di incertezze, che appunto è tutto un discorso di grinta e di rabbia che si alternano, di ricordi del passato e di sogni del futuro, di nostalgia e di speranza per il futuro. Quindi in tutto questo, ecco, c'era il puzzle di cui, che tu giustamente richiamavi, al di là del puzzle delle persone che rappresentano la nostra vita, nelle lettere io ritrovo tanti pezzetti di puzzle della storia di Rosanna, inevitabilmente della storia di tutti noi. Però poiché appunto tra nostalgie e sogni e passione, molta passione viene fuori da queste lettere, alla nostalgia, alla delusione, alla rabbia, come dicevamo, si alterna forte e prepotente, viene fuori una grande grinta. E allora Raffaele ha iniziato con una delle prime lettere, io vorrei chiudere con l'ultima, se, ok, e in particolare con Il Guerriero, che è una poesia che accompagna la chiusura dell'ultima lettera e che rappresenta appunto la donna che non soltanto emerge dal libro, ma nella quale poi appunto ciascuno di noi si rispecchia in quell'alternanza appunto di grinta e delusioni, nostalgia e speranza di cui parlavamo. Il guerriero. Con gli occhi sbarrati, le labbra serrate, avanza. Nel fango, nel buio, nel vento. A tratti audace, a volte ritroso. Lo sguardo sincero, la voce sicura. Avanza, avanza il guerriero, guerriero di pace, ma è stanco, vorrebbe fermarsi, lasciare la corazza, sulla sabbia sedersi
davanti al mare, perdersi. Spesso mi hanno detto, scrive Rosanna Guiria, tu sei forte, e qualcuno un giorno mi definì un guerriero, e mi piace concludere questo mio scritto con una poesiola che per l'occasione dedicai a me stessa, appunto il guerriero. Una domanda, se posso precederti in questo. Ok. Ho letto appena ieri, nei Sogni di un fiore, una sorta di chiave di lettura di Carlo Flavio, proprio per tutto il discorso di nostalgia mista ad una forte speranza e ad una forte voglia di andare avanti. Devo sapere se mi confermi questa sensazione. Già, quello è stato il primo passo. Perché ci è voluto un po' di coraggio per pubblicare tutto questo che io avevo nei miei quaderni, nelle mie agende. Quello è stato il primo passo, perché io ho cominciato a scrivere poesie che ero piccolissima e quindi ho cominciato da questo. E poi è venuta la prosa, ma io sono sempre io, sono sempre la stessa persona e quindi piano piano, sì, sicuramente c'è una maturazione. C'è un modo di affrontare la realtà anche diverso, però io sono sempre la stessa persona e questo si conferma appunto attraverso questo viaggio che ho fatto attraverso la poesia e attraverso la prosa di questi due libri. Io farei subito interpretare, prima della domanda di Raffaele, dei testi sia a Isa Rivie che a Rosanna stessa dei libri e dei particolari. Del centro storico di Napoli, ovvero in Piazza Bellini, un luogo frequentato da artisti stranieri, italiani di altre città e regioni, individui alternativi, insomma, di tutto, di più. Il luogo mi ha affascinato, le persone mi hanno incuriosito, il clima vi si regnava, mi ha avvolto e mi ha coinvolto. Un uomo suonava la chitarra, cercando nuovi accordi e gioiose sfumature musicali. Mi hanno avviluppato, mi sarebbe piaciuto restare lì accanto a lui, accordare la mia voce alle sue note, ma l'ho solo guardato per pochi secondi, poi mi sono allontanata perché, come al solito, i miei impegni del quotidiano, vivere, mi chiamavano in un altro luogo, in un'altra vita. Ho avuto però qualche attimo per ricordare, sì, ricordare quel tempo in cui l'amore e la passione ci guidavano, le tragedie ancora ci sfioravano e spesso il sabato sera andavamo a passeggiare in quelle piazze, in quelle strade dove potevamo respirare un'aria diversa e magari mangiare una pizza in un famoso ristorantino. Proprio una sala di quel ristorantino aveva un balconcino che spaziava su Piazza Bellini e allora mi affacciavo con occhi affascinati e abbacinati, mi lasciavo prendere, pullare, avvolgere da quell'atmosfera per noi di provincia poco consueta, ma erano altri tempi, altra vita. Incantata e nostalgica ti mando un abbraccio. Caro Flavio, cosa ne pensi della retorica e dei luoghi comuni? Io non li sopporto, non sopporto quelle descrizioni troppo pittoresche della mia gente, della mia terra. Sono stufa di quelle trasmissioni televisive pomeridiane dove pare che tutti i napoletani campani facciano dei matrimoni con 300 invitati, 4 cantanti neomelodici, tutte le cose più chicce e tamarre che ci possano essere, messe tutte insieme. È qualcosa di avvilente e mi chiedo perché non si trasmettono mai le immagini di un matrimonio fine, tranquillo, veloce, accompagnato da un dolce pianista o da due anziani musicisti di posteggia. Eh no, non si può. Bisogna far vedere a tutti gli altri italiani che i napoletani sono stati, sono e saranno degli spendaccioni, perché sprecano enormi patrimoni per quei fastosi matrimoni, magari indebitandosi per anni. Sono e saranno dei cafoni perché la sposa ha deciso di avere uno strascico di 7 metri cosparso di falsi brillantini,
sono e saranno degli irresponsabili, perché lo sposo è quasi disoccupato e la sposa è già incinta di 5 mesi. Basta, basta, basta. La napoletanità non è solo questo. La napoletanità è anche eleganza, buon gusto, creatività, raffinatezza, essenzialità. Diamo spazio anche a queste cose e faremo un ottimo servizio ai cittadini del nord e del sud, alla cultura, al giornalismo televisivo, agli utenti di un servizio pubblico che dovrebbe essere corretto, obiettivo e giusto. Scusa la rabbia, scusa lo sfogo. Spero che tu possa capire la mia amarezza e il mio sconforto. A quanto arrabbiata, ti saluto con affetto, Rosanna. Ciao Rosanna, bravo. Allora Raffaele voleva fare una domanda. Ma insomma, diciamo che siamo abituati a pensare alle lettere delle fan un tempo per Rodolfo Valentino, oggi per Brad Pitt. E la cosa che mi è piaciuta anche tra l'altro di questa idea del libro, infatti, è proprio quella che tu hai scelto in qualche modo un personaggio di estremo garbo che nessuno andrebbe a pensare di adesso scrivo una serie di lettere a Flavio, ma non perché non abbia un valore, non sia un bravo autore, perché in qualche modo è una scelta assolutamente atipica e dimostra in qualche modo il garbo della tua scrittura, il garbo della tua visione della vita. Allora mi chiedevo come tu fossi arrivato a questa tipo di scelta, e tra l'altro volevo segnalare una delle lettere che dimostra, tra l'altro non era leggibile perché sennò sembrava che questo fosse un libro pornografico, diciamo, perché Rosanna da insegnante si chiedeva perché ovunque, sui muri, sui banchi, sui bagni delle scuole, ci fossero disegnati dei falli, e ne dà una lettura in qualche modo psicosocio-antropologica, diciamo, in un breve racconto che trovo però molto, molto centrato anche questo sul vuoto di un certo tipo di e anche di insicurezza per il futuro di un certo tipo di gioventù odierna, diciamo. Però vabbè, tornando a Flavio, ecco, come sei arrivato, diciamo, a scegliere questa figura in qualche modo, sia per il libro sia per la tua stima in qualche modo artistica? E lei possa la camorra. Allora, è un personaggio, questo attore praticamente mi ha affascinato. Ecco, una persona molto semplice ma anche molto simpatica, perché ho avuto modo di incontrarlo durante le registrazioni di Affari Tuoi, e l'ho trovato una persona così vera, simpatica, cioè quello che traspare dalla televisione non è proprio la realtà, lui invece è proprio umano, insomma, alla mano. Quindi, mi piaceva proprio come persona. Tu hai fatto un riferimento all'orsacchiotto, no? Sì, io lo, in qualche caso lo vedo come un orsacchiotto, sai, insomma, anche nel personaggio. Quindi ho cominciato a scrivere delle lettere reali, alcune sono nel libro, però mi sono accorta che scrivendo queste lettere a lui, in cui parlavo anche dei programmi che lui faceva, cominciavo a parlare di me stessa, quindi della mia realtà, della mia quotidianità. E quindi a un certo punto ho pensato, sì, io voglio scrivere, certo non posso tediarlo con le mie lettere, tutti i miei problemi, non è caso, vuol dire che tutte queste lettere le terrò per me, sono indirizzate a lui ma non saranno mai spedite, quindi così poi è nato il libro. Io intanto ringrazio Rosanna, autrice, insomma, di anche aver scelto questo percorso con la Libera Editore, con la nostra casa editrice. E volevo sapere se nel pubblico c'era chi voleva fare qualche domanda, diciamo, ai relatori, agli autori, a Lello, a Luciano, a Lisa, a Raffaele, a Isa, a Pasquale, a Rosanna, a Mario. Se c'è qualche domanda sintetica, non un intervento, se no non c'è. Sì, e farne luce. Ho fede che lo sguardo verso il futuro sia dentro le nostre capacità di capirne il significato, il senso vero che ha. Ho fede che un semplice sorriso possa essere la scintilla per un incontro più sentito e incisivo, una serietà più intensa, una pace interiore più profonda, che colma e negli sguardi a ogni persona speranza ridona.
Ho fede. La fede è dentro di me. Germoglio che cresce nell'anima, che sfiora la mia forza e le mie debolezze, rincuora ogni mio passo e mi sazia di gioia. Ne sento il battito dentro la mia testa, dentro la mia carne, nello sguardo interiore dei miei ideali e dei miei istinti vitali, dentro la mia storia, nel profondo di ogni mia risorsa o memoria, dentro il mio cuore esploso mille volte nell'universo, ricomponendone con fatica ogni volta il senso, perché la vita è un valore e mai ne ho smarrito il significato, né la fiducia ho perso, nemmeno quando mi sono sentito sconfitto e disperso. Ho fede e non ho paura di parlare chiaro, di correre i miei rischi, di avere ogni volta un motivo valido per questo stato d'animo che mi afferra e mi rende umano, lanciato ogni volta oltre l'ostacolo. Ho fede che la bestia muoia prima di annerire l'aria, prima di farci respirare il suo nauseante alito, prima che ci accarezzi l'anima con il suo cuore nero e tentatore. Ho fede e sento che ho e che non posso lasciare spazio al buio, che solo così posso dare un significato alto, un valore certo a ogni scelta, a ogni frammento di me che c'è nella mia esistenza, in ogni mia esperienza vissuta, in ogni tempo del mio spirito, nel profondo dei miei pensieri, dentro il mio carattere imperfetto e nel mio sguardo sempre interrogativo e mai incerto. Ho fede anche quando vedo la fede usata come coperta per i peccati che si compiono all'ombra di un povero Cristo messo troppe volte in croce o usato solo per darsi un ruolo sociale, vuota ipocrisia senza etica, né onore né morale. Ho fede in te che ora sei cieco, perché un giorno anche tu troverai un senso e nel giusto tempo cambierai ogni evento quando abbraccerai il nuovo che ti cresce dentro. Perché la fede si scopre senza esitazione, ma è anche la strada che ci porta piano a comprenderne l'emozione e lascia libera, inconsueta, insperata la profondità vera di una nuova scoperta, incontrata dove ogni luce sembrava persa. Ho fede, perché l'amore può tutto, il male è dentro di noi, che ci corrode le ossa, ci spegne i colori, ci squarta le carni e i sentimenti, ci rende inutili e insignificanti, indifferenti gli uni agli altri, e come una goccia in testa ci consuma il cervello, l'anima e quel che di essa resta. Ma se torna l'amore, il male svanisce, disintegrando il vuoto e lasciandoci ritrovare lo scopo. Ho fede che un cattivo gesto, che un errore involontario o scelto non sia irreversibile nella testa di chi si è voluto render matto o scorretto, che uno sbaglio non sia l'ultimo atto e che tutto possa cambiare quando all'altro torni ad essere attento e quando ti illumini scoprendo che nei comportamenti di ogni essere umano ci possa sempre essere un nuovo scenario e un nuovo momento. Ho fede, noi siamo dentro le cose, dentro l'inevitabile confronto con noi stessi e con i cuori grezzi che non comprendono il senso, che lasciano scorrere il sangue fra le pietre aride delle case, che essiccano al sole ogni tenerezza, comprensione, gesto d'amore e ne fanno sabbia, ghiaccio, melma, e rabbia, e vento di dolore e di niente, perché il niente è un vuoto che può essere colmato o nel nulla con sé ci sprofonda e ci lascia senza futuro né passato. Io ho fede, perché la fede è luce, un passo verso l'altro, è una parola calda e senza reticenza, è un gesto disarmante, unico e imprevedibile, fuori da ogni ragionato pensiero, da ogni falso giudizio, dentro l'istinto più vero, nell'amore sincero. Ho fede perché non esiste l'uomo senza il perdono. Ho fede non solo e sono un peccatore e mi sento ogni giorno un po' meno in prigione, nell'illusione di toccare prima o poi la luce e tutti i colori di una voce
che ti fa ascoltare una nuova canzone e ti ridona il buon umore. Ho fede che i miei affetti siano sempre da tutti considerati sacri e non in malafede strumentalizzati. Ho fede perché l'uomo ha un significato nell'universo conosciuto e ogni amore possiede un respiro divino e naturale. Ho fede, la dignità, la lealtà e il coraggio mi guidano, essendo il vuoto che intorno a noi esiste, e provo a colmarne dentro e fuori di me almeno una parte, e in quest'aria nuova che ora respiro e mi rinfresca. E a testa alta io affronto il viaggio della vita. Ho fede in tutti i genitori del mondo che non smettono mai di amare i propri figli, nemmeno per un secondo. Ma pensate, se un giorno fra tutti gli esseri viventi scoppiasse la pace. Ma ci pensate, la pace, io ho fede. Anche nel dubbio, io ho fede. Grazie. Grazie di essere stati qui con noi e spero che ci seguirete nelle prossime serate. Intanto allietatevi con il piccolo buffet rinfresco che conclude la serata. Grazie, grazie davvero di cuore di essere stati con noi e grazie a tutti gli operatori, ai miei collaboratori, a Giuseppe, a Antonia e gli straordinari operatori che riprendono la serata. Un applauso a tutti quelli che hanno collaborato a questa serata, grazie.